Buongiorno. Allora, questo video è stato praticamente richiesto ai nostri due utenti ed sono due lavorazioni diverse. La prima è quella che ci ha chiesto Giacomo Vitali, il quale mi chiede di aiutare, in quanto essendo proprio i primi passi con Lightburn, vorrebbe fare un portachiavi, incidendo all'interno di questo un'immagine e poi scontornarlo per far lavorare il laser per tagliarlo e quindi per fare un pezzo tagliato dal laser che contenga un'immagine, un lavoro molto semplice per chi ha un po' di esperienza lo sa, e andremo un attimo a vedere come si fa. Nella seconda parte del video invece c'è un metodo per poter fare i scritte, quindi font sul piano di lavoro, però non in maniera lineare e nemmeno usando, diciamo, quella maniglietta che c'è, ma farlo in maniera abbastanza precisa su un tracciato. Ce l'ha chiesto Enzo Mardegan, che chiedeva appunto di fare una scritta su un arco di cerchio. Allora, iniziamo dalla prima, dal portachiavi, e importiamo il file che avevo preparato. Apriamo il file, è una moto, come vedete, il layer C01 è un'immagine, e qui i parametri poi, ognuno con le proprie macchine, in base alla potenza che hanno, eccetera, eccetera, andrà a settarlo. Una volta preso questa immagine, facciamo il contorno del portachiavi. Ossia facciamo un rettangolo con il layer, però questa volta, siccome la procedura intuisce che è una linea, che è un vettore, praticamente mi mette linea e quindi praticamente questo sarà dove viene inciso il portachiavi. A questo punto qui però abbelliamolo un attimo e in fondo a menu c'è una voce, si chiama radius, mettiamola magari a 15. Dopodiché, quando io porto il cursore in prossimità di uno spigolo, ci clicco sopra, vedete che mi fa un arco. Idem di qua, idem di qua, e infine l'ultimo. Così abbiamo fatto un rettangolo smussato con pochi passaggi. Adesso ci vuole un foro per poter fare inserire un anello piuttosto che una catenella, uno spago, insomma, quello che uno vuole. Ok? Ecco, già così sarebbe pronto. Il laser cosa fa? Prima va a stampare l'immagine, dopodiché mi va a chiudere il foro e infilarlo, perché poi Lightburn predilige fra questo e questo di tagliare, quindi di incidere per primi i vettori che sono interni l'uno all'altro. Se vogliamo fare una cosa leggermente diversa, non possiamo, facciamo altro che prendere questo foro, lo andiamo a posizionare qua sopra, dopodiché ne facciamo un altro pochino più piccolo, andiamo a posizionare, poi vabbè, le misure in questo video sono così approssimative, poi uno se le fa, se le calibra, eccetera, eccetera, come nell'altro video che segue, cioè la seconda parte del video, anche lì ci saranno delle misure un po' così, non proprio precise, anche l'angolazione, che per non perdere troppo tempo, se no non vengono video da Facebook, ma vengono via col vento, cose che a me non piacciono. Allora, andiamo a selezionare prima questo, poi questo. E poi andiamo a usare questa booleana che praticamente mi salda le due forme, quindi il cerchio e il perimetro. E con questo penso che abbiamo accontentato il nostro amico Giacomo. Passiamo adesso alla seconda richiesta, diciamo, che ci è pervenuta da Enzo, dicendo di aiutarlo a inserire delle scritte su dei percorsi tondeggianti. Anche qui la procedura ci viene intorno con alcuni strumenti veramente interessanti. Allora, innanzitutto mettiamo
nostro testo. Questo moto è una Ducati Scrambler. E utilizzerò questa scritta per far vedere la cosa. Allora, qui logicamente si può cambiare la dimensione, possiamo cambiare il font, possiamo fare quello che vogliamo e non ci sono assolutamente problemi come per tutte le altre cose. Che è un font un po' strano, un po' particolare, tipo questo. Andiamo a cambiare anche per un discorso di colorazione visiva il colore del livello, perché poi ci serviranno tutte queste cose, perché ogni livello dovrà essere lavorato con la propria potenza e con la propria caratteristica. Avete immagine linea linea e poi andiamo a fare un cerchio o un ovale, forse è meglio. Facciamo un ovale un po' abbondante. Possiamo anche uscire, non è un problema, perché tanto questo lo utilizzerò come T1, cioè tool. Quindi praticamente è un livello che c'è, lo vediamo, ma non influenzerà in alcun modo il lavoro, quindi non verrà stampato e non sarà inciso. Ci serve solamente per fare alcuni passaggi e questo non è l'unico motivo per cui è stato creato questo tool 1. Allora, vediamo che se io vado a selezionare, questo ce l'ho già selezionato con CTRL, seleziono anche il testo, poi vado in strumenti e applica tracciato al testo. Oh, vedete che praticamente cosa ha fatto la procedura? Mi ha messo il testo sul tracciato, quindi praticamente adesso il testo e il tracciato ovale sono praticamente incollati l'uno con l'altro. Come vedete io posso allargarlo, posso farlo più ampio, più stretto, utilizzando semplicemente gli strumenti che utilizziamo di solito. Ecco, facciamo questo. Poi, cosa possiamo fare? Andando a selezionare solamente il testo, oltre a cambiare appunto il font, possiamo cambiarlo anche in un secondo tempo, non è che dobbiamo farlo immediatamente. Scegliamo classico, mi piace anche questo. Allora, selezioniamo il testo e possiamo allargarlo, poi possiamo allineare a sinistra, allinearlo a destra, allinearlo centrale rispetto al, diciamo, al nostro cerchio. Ecco, ruotiamo un attimino in modo che il centrato sia centrato. Non solo, possiamo anche metterlo in alto, lasciare in alto il cerchio centrale o in basso. Supponiamo che lo voglio centrale, e poi cosa faccio? Prendo tutti e due e li duplico. Ora vi faccio vedere perché. Duplica, poi lo sposto leggermente più giù, lo faccio. Devo fare un rivalto in questo modo. Vabbè, me lo vado a posizionare come meglio crede. Meglio credo. Eccolo qua. Ecco, vedete che ho fatto queste due scritte, sono meno le solite, e abbiamo fatto anche il discorso di Perenzo. Spero che anche questo vi sia piaciuto, vi saluto e se avete qualche richiesta o qualcosa, mandate pure dei post. Grazie.